Aspetto che si colleghi qualcuno. Siamo già in due. Ciao Ale, ciao Fran. È la prima diretta che faccio, penso, in tutta la vita, quindi sono un po' emozionata, un po' che non so bene come funzioni. Sottofondo musicale. Direi che possiamo iniziare. Io sono Cobalto e sono in diretta dalla pagina del CAP 1100 che questa sera mi ospita per questa iniziativa che insieme a Keep On Live ha fatto nascere Stay On, questo momento di quarantena in cui artisti più piccoli e anche i locali sono fermi per via del coronavirus. Beh, la prima volta che ho suonato il CAP 1100 è stato più o meno in questa situazione, nel senso che ero sola con il mio ukulele su quel palco enorme. Ed è stato veramente strano, più strano di adesso, devo dire, perché non sono abituata a così, cioè sì, sono abituata a suonare da sola nella mia cameretta. Tra l'altro questa stanza in questo momento ha anche un riverbero naturale perché ho da poco fatto il trasloco, è vuota, in sostanza c'è il puff su cui sono appoggiata e il tavolino su cui ho appoggiato il computer. Beh, vorrei iniziare questo live con un pezzo che in realtà è una cover e che fu l'ultima che quella sera suonai al CAP 1100 e si intitola You've Got a Law di Florence and the Machine. Now, there since that line was just too much. You got
Ecco, questa era. Ciao, ciao Miki, ciao Max, ciao Vale. Questa era You've Got the Love dei Florence and the Machine. È una canzone a me molto molto cara, penso sia stata la prima che ho imparato a suonare e che mi ha accompagnato per tantissimo tempo nei live, che poi piano piano ho abbandonato per lasciare spazio ai miei brani, che vorrei suonare anche. Direi che potrei iniziare da Alice, che è il primo brano che io ho scritto, e fa così.
Questa era Alice. E Alice è un pezzo che fa parte del mio primo EP. Oh, perdonate la pubblicità progresso un po' squallida, però avevo questi in questo momento. I bicchieri del Kipon. Comunque, tornando a noi, Alice, un pezzo che fa parte del mio primo EP, Epicentro, che è uscito nel 2018, è attualmente il mio unico lavoro discografico che si può trovare online, ma negli ultimi mesi, diciamo da dicembre, sono usciti altri due pezzi che vi vorrei suonare. Il primo parla di un periodo che ho vissuto, che vivo, che va, che viene, ed è un periodo che si chiama insonnia. È un disturbo di cui ho sofferto, di cui a volte mi capita di avere delle ricadute, e siccome non è una condizione proprio idilliaca né del sonno né della veglia, ho pensato che forse metterlo in musica mi avrebbe aiutato in qualche modo non vederla più come una cosa così negativa, ad esorcizzare quel momento. E questa è insomma. Non so.
ma bisogna un bacio a so, un giorno o l'altro boh, forse gli darò il mio primogenito maschio, non lo so, però sono veramente ma per me perché poi dal capo è iniziato tutto e sono qui da quella sera fondamentalmente. Ora si è fatta, mancano solo 10 minuti. Vabbè, innanzitutto faccio ancora un po' di pubblicità a Stay On, che è questa, insomma, non so, questa maratona che Keep On Live insieme ai vari live club ha messo in piedi per, non so, un po' anche per tenerci compagnia, no? Per passare attraverso un po' di bellezza questo periodo che sicuramente è un po' difficile per tutti, ma io sono convinta che passerà e sono convinta che lo passeremo bene e che andrà tutto bene, come l'hashtag che è stato lanciato in questi giorni. Purtroppo io non ho un pezzo che contenga andrà tutto bene all'interno del suo testo, ma ho un brano che non è ancora uscito, ma che farà parte del mio album prossimo, che sto finendo di comporre e che registrerò, che uscirà in autunno, che si intitola Non avere paura del buio, e in qualche modo sento che anche questo è un periodo che potrebbe essere vissuto come un periodo al buio. Per me il buio ha un significato molto ambivalente e per questo non ne ho paura, perché penso che non possa esistere il buio senza la luce. E questo pezzo che vi voglio suonare ora, che si intitola Costruisco mulini a vento, è un pezzo che farà parte di tutte queste canzoni scritte nella penombra e che per me è un pezzo di speranza e ve lo voglio dedicare. Costruisco mulini a vento. Così piccola io, basta un giro tondo per far cascare il mondo. Così fragile io, dentro la mia scatola dei ricordi che vento.
Questo era il mio augurio a tutti voi per questo momento, per costruire mulini a vento e non farvi spezzare. E con questo io vi saluto. Ringrazio il CAP 1100 per avermi ospitata questa sera e passo la palla per la maratona di Stay On alla pagina Facebook di Fabbrica 102 che ospita Giulio Ronzoni, con cui potrete passare la prossima mezz'ora. Abbracci gratis a tutti e grazie per essere stati qui con me. Aleosella ha rubato quell'ora che ha proprio ragione, gli metto anche un like. Grazie, grazie a tutti.